17, le ambulanze delle confraternite alpine della Misericordia, giunte stamani in corteo a sirene spiegate nel piazzale della caserma dei Vigili del Fuoco di Avellino. Un fascio di fiori deposto davanti la lapide all'ingresso del comando, che tra l'altro ricorda un pompiere avellinese, Generoso Iandolo, morto anni fa in servizio. Un minuto di silenzio e il calore infinito di un sentito abbraccio per onorare la memoria di Matteo Gastaldo, Marco Tricas e Antonio Candido, i tre Vigili del Fuoco uccisi ieri nell'Alessandrino da un'esplosione. Abbiamo la morte nel cuore, perché abbiamo perso tre fratelli. Abbiamo la morte nel cuore, ha rivelato il comandante dei Vigili del Fuoco di Avellino, Luca Ponticelli, che ha ringraziato per il tributo il presidente delle Misericordie del Partenio di Mercogliano e consigliere nazionale delle Misericordie, Luca De Angelis, il neo presidente della Misericordia di Avellino, Guido D'Avanzo, e le squadre di confratelli che hanno testimoniato la loro vicinanza al corpo dei Vigili del Fuoco. Siamo veramente grati di questo bellissimo gesto. Noi, grazie. Come io rappresentante delle Misericordie d'Italia e con un'area emergenza, abbiamo deciso di fare in tutta Italia questo minuto per voi, perché ve lo meritate. E poi, lavorando insieme, purtroppo nelle disavventure, ci sentiamo parte di voi. Vi siamo vicini e vi fa solo orgoglio quello che voi fate giornalmente, e anche oggi siete impegnati per questa allerta medio, quindi vi facciamo veramente le più sentite condoglianze. Grazie. Vi siamo vicino e grazie per quello che fate. Grazie a nome del comando di Avellino che rappresento, a nome, se posso permettermi, del Corpo Nazionale, dei colleghi di Alessandria e delle famiglie. Grazie. Che hanno perso i tre congiunti. È una preghiera, stasera faremo noi in tutte le Misericordie d'Italia per gli altri, purtroppo, Vigili del Fuoco che stanno in ospedale. Sì. E abbiamo deciso di fare una veglia, tutte le Misericordie d'Italia stasera si riuniranno con tutti i volontari. Siamo qui veramente commossi e che diciamo grazie a nome anche di tutta la Misericordia e anche di tutta l'Italia, perché loro sono quelli che vengono molto più abbracciati e riconosciuti per l'attività che loro svolgono. Oggi in tutta Italia si sta facendo questo minuto con tutte le Misericordie d'Italia. Stasera invece pregheremo ognuno nella propria misericordia per gli altri Vigili del Fuoco e i carabinieri che purtroppo stanno in ospedale.